Oggi a Palermo è un altro giorno per gli instancabili volontari dell'associazione Un Mondo Che Vorrei, sempre in prima linea, pronti ad aiutare quelle famiglie bisognose, colpite oggi ancor di più a causa del Covid-19. Ai nostri microfoni parla il presidente dell'associazione, Jerry Raciti. Qual è la missione dell'associazione? La nostra missione è quella di solidarietà per le famiglie, bambini, all'aiuto agli anziani. Noi operiamo in questo settore perché la famiglia è una cosa importante che a noi sta a cuore. La realtà del quartiere nostro, qui in zona Violeto Stazione. L'associazione Un Mondo Che Vorrei opera esclusivamente sul quartiere qui di zona Violeto oppure su tutto il territorio cittadino? Noi operiamo prima di tutto nel nostro quartiere, Oreto Stazione, nelle zone limitrofe, fino a Brancaccio. Poi se ci sono diciamo, emergenze in città, noi andiamo casa per casa per andare a vedere la situazione. Al tempo del Covid-19, quante famiglie hanno il sostegno da parte dell'associazione? Noi abbiamo 100 famiglie iscritte. Però nel periodo dell'emergenza sono quasi raddoppiate. Noi abbiamo avuto tantissime richieste, ma quasi il doppio di quelle che noi assistiamo. I bambini del quartiere, quali problemi hanno riscontrato nel periodo della quarantena? Allora, la prima cosa sicuramente è essere isolati a casa, non poter andare a scuola, non poter andare a giocare, non poter fare i compiti. Per quanto riguarda invece le eccedenze alimentari, i prodotti che vanno in scadenza o che sono già giorno scaduti, come reagiscono i supermercati? Noi andiamo lì e facciamo una richiesta ufficiale con le motivazioni per la richiesta di queste derrate alimentari, ma molto spesso riscontriamo difficoltà perché anche loro non arrivano a soddisfare tutte le associazioni. Siamo qui in compagnia di Alessandro Petrillo, chef e coordinatore per l'associazione Un Mondo Che Vorrei. Spiegaci un attimino cosa fai, quali sono le tue mansioni in questa associazione. Buonasera, siamo qua che abbiamo molte persone che ci hanno fornito distribuzioni alimentari, ci hanno chiesto la spesa perché purtroppo c'è gente che prende buone paste di 40 euro a settimana con un nucleo familiare di 5 persone. Cioè, abbandonate delle istituzioni regionali e comunali, purtroppo la gente oggi non riesce più ad andare avanti. Noi facciamo l'impossibile, quello che riusciamo a raccogliere. Nel tempo le cose sono cambiate, abbiamo pochi donatori, i supermercati al momento non fanno raccolta alimentare, quindi siamo un po' a disagio. Da marzo a maggio fino ad oggi, da 300 sono aumentate 2.000 famiglie che hanno bisogno di spese alimentari. Alessandro, tu in qualità di chef, come vedi tu il futuro della ristorazione in Sicilia? Ma la situazione della ristorazione, turismo e intrattenimento in questo momento è molto drammatico, è più colpito. Diciamo che è una situazione è molto complessa, difficile, anche perché è difficile ripartire senza ammortizzatori, senza un decreto a sostegno per gli addetti alla ristorazione e turismo. 40.000 lavoratori senza sussidio, soprattutto qua in Sicilia, viviamo una triste condizione fallimentare e disorientata per chi ha terminato la NASPI il mese di marzo e per chi era in attesa della stagione estiva, aprile-maggio. Quindi è saltato tutto. Io sinceramente, in 27 anni della mia pensione in cucina, oggi posso dire in 2 mesi e mezzo ho perso 32.000 euro tra stipendi, banchetti e catering. Non so se posso sperare ancora a questo governo, molto pericoloso per il nostro futuro, che fino adesso un euro non si è visto. Io dico una cosa sola, io spero che il buon senso, un atto d'amore da questo governo verso tutti noi lavoratori del turismo e ristorazione ci vengano incontro,
Io non sono arrabbiato per quello che ha fatto succedere questa pandemia. Io sono arrabbiato con questi politici, questo governo, che non hanno difeso i nostri confini, perché non conoscono neanche i confini della loro patria. Un decreto fatto a marzo, i soldi a giugno, la pandemia scoppiata a gennaio, vista a dicembre, cioè mi sembra che è tutto un gioco. Comunque speriamo, perché la situazione è... Tutti abbiamo famiglie, tutti abbiamo cose da pagare. Dobbiamo ritornare a lavorare il più presto possibile. Oggi se dobbiamo sperare le riaperture, in questo momento i ristoratori, gli albergatori a noi non ci assumono. Comunque chi ha la possibilità di donarci un sacchetto di spesa, ma c'è cosa? L'associazione Un Mondo Che Vorrei, via stazione numero 23. Siamo sempre operativi e aperti. Grazie.